sarà, non so, un sottoscala, siete da un'altra parte. Scandisci e vai. Voi entrate a... Tutto è cambiato. Che fanno la scrittura. In un film, più in due film. Al suo arrivo si accorge di come tutto sia cambiato. Non ti tagliare il tutto, non ti tagliare il capo, ti superai l'altro parte. Mo' c'è di vedere come fare successo. Li si lasciano chiusi dentro la rana del loro tempo. Abbiamo cercato di fare nostro il compito umano di Mo' Pesci. Lo abbiamo compreso, lo abbiamo rivissuto nello studio, nella fatica della... Non è una cosa là, è una cosa qui. Questo è quello che cambia il colore della terra. Diciamo lui. Cioè, tutte le domande che tu fai, metti anche il punto interrogativo davanti. Lo implicarono nello scorrere il suo sangue? Avevano bisogno di quel lavoro. Ma se qualcuno avesse mostrato una minima reazione, non sarebbe stato difficile per loro. L'SS non è semplice rispondere. Facciamo anche il 25 al museo ebraico. Cioè, le location non sono tutte al museo ebraico, solo questi sono al museo ebraico, cioè voi. Gli ebrei indossano le maschere e rompono la fila, riprendono la morte. Quindi io vi chiederei, da adesso a domattina che si comincia, di rileggervi il testo. Cioè, perché quello che domani facciamo è descrivibile solo con una parola, che si chiama responsabilità. Quindi dovete sapere tutti tutto quello che portiamo. Cioè, non abbiate la preoccupazione della vostra battuta, che comunque è una cosa di cui preoccuparsi, ma di quello che insieme, con una responsabilità comune, facciamo. Quindi tutte le parole che domani portiamo sono parole che vanno ad incidere in noi che le diciamo e in chi avrà l'occasione di ascoltarci. Faceva uno strano mestiere, faceva il pescatore di perle. Non cercava eroi, cercava solo uomini degni di essere chiamati tali. Mosè Beschi ha ricercato in ogni angolo del mondo quegli uomini che hanno rischiato la propria vita per aiutare gli ebrei nel corso della Shoah. I giusti sembrano dei vinti se li guardiamo dal punto di vista dell'esito finale, ma in verità sono dei vincitori, perché escono dalla gabbia del loro tempo e diventano un esempio per le nuove generazioni. Attraverso il libro di Gabriele Missing, Il Tribunale del Bene, abbiamo cercato di fare nostro il compito umano di Mo' Pesci. Lo abbiamo compreso, lo abbiamo rivissuto nello studio e nella fatica della scrittura. E oggi, attraverso il linguaggio del teatro, che tocca corde cui spesso un libro di storia non può arrivare, proponiamo testi, parole e immagini che sono il frutto di questo lavoro. Le impiccagioni avvenivano alla presenza di tutto il campo di Plazov? La maggior parte sì. Ma io ho assistito solo a due esecuzioni. Descriva la corte, l'implicazione della corte in presente. Accade nel 1943. All'incirca 20.000 persone vennero allineate a terra. Quando due di queste, tra le quali un ragazzo, vennero portate alla forca. Per quale motivo? Si diceva che il ragazzo avesse cantato una canzone russa. Lo impiccarono mentre scorreva il suo sangue? Sì, lo impiccarono mentre il suo sangue scorreva.
davanti a qualche centinaio di SS armati di pistole, mitragliette, baionette. Noi dovevamo tenere la testa alta. Era una scena agghiacciante. Eravate 15.000 prigionieri di fronte a qualche centinaio di SS. Perché non li avete attaccati? Perché non vi siete ribellati? Che non sia semplice rispondere a una domanda come questa. È una situazione difficile da spiegare. È difficile per chi non era presente in quei momenti comprenderla. Mi dica. Eravamo nel terzo anno di guerra e la maggior parte degli ebrei si trovava in uno stato di prostrazione per ciò che aveva capito in quei tre terribili anni. Questo era un punto. E poi rimaneva una piccola speranza. Quale? Gli ebrei facevano il lavoro forzato e loro, i tedeschi, avevano bisogno di quel lavoro.